Eccellenza reverendissima, e con grande emozione, affetto e umiltà e orgoglio personale e istituzionale che le rivolgo queste poche parole. Benvenuto nella nostra città di Chiavari, in quella che da oggi è la sua Chiavari. Mi permetta in sua presenza di ringraziare i sacerdoti, i diaconi e coloro che con me e con la mia gente vivono tensioni e aiutano e assistono i bisognosi, con mano tesa ma con grande discrezione. Un grazie va a Sua Eccellenza Monsignor Alberto Tanasini, che ha guidato la diocesi di Chiavari per 17 anni e al quale abbiamo riservato il nostro saluto affettuoso e caloroso il giorno 11 giugno scorso. Monsignor Tanasini, che ha instaurato un rapporto intenso tra la Chiesa e il territorio, guida spirituale necessaria per tutti noi sindaci. Abbiamo un lungo cammino da percorrere insieme, sfide preziose da affrontare. Da oggi siamo impegnati a farlo avendo come imprescindibile riferimento il suo altissimo magistero spirituale. Sfide preziose come l'attenzione e l'aiuto alle famiglie più fragili della nostra comunità, gli anziani, gli ammalati, i poveri e quelle famiglie che hanno perso il lavoro a causa della crisi pandemica che crea successivamente crisi economica. Queste sfide sono da affrontare in sinergia tra le istituzioni, con l'aiuto fondamentale delle associazioni del terzo settore, che fortunatamente nella nostra città sono numerosissime e arrivano dove il comune non riesce a soddisfare i bisogni. La diocesi di Chiavari ha numerose istituzioni che offrono centinaia di posti di lavoro e servizi fondamentali alle fasce deboli. In primis il villaggio del ragazzo e il centro Benedetto Acquarone, solo per citarne alcune. Voglio anche ricordare il fondamentale aiuto della diocesi nel concedere spazi propri per le scuole pubbliche e private di Chiavari, dalla scuola materna ai licei agli istituti di istruzione secondaria. La nostra città, a fronte di una popolazione di poco meno di 28.000 abitanti, a una popolazione studentesca che supera le 6.000 unità. Numeri importanti ed in crescita nonostante il calo demografico. Questo aspetto della scuola è prioritario per me sindaco pro tempore di questa città, perché soltanto con un'adeguata formazione scolastica e professionale riusciamo a soddisfare e creare opportunità di lavoro per i giovani in loco. Partecipando il 29 maggio a Casale Monferrato alla solenne cerimonia della sua ordinazione a vescovo, sono rimasto particolarmente colpito dalla sua semplicità, dalla sua naturale schiettezza, dalla sua determinazione e dal tratto appassionato e innovativo che, ne sono certo, caratterizzerà la sua vicenda pastorale qui a Chiavari. Ma soprattutto ho avuto modo di apprezzare l'enorme affetto e la grande simpatia che la circondano e quel peculiare entusiasmo che lei trasmette ai fedeli, ben evidenziati dalla calorosa e festosa accoglienza ricevuta in tali circostanze e in maniera particolare dagli attestati di stima che le hanno tributato i suoi ex parrocchiani a Casale Monferrato. Tra questi attestati di stima mi hanno colpito le parole del sindaco di Casale Monferrato, Federico Riboldi,
che viene spesso qui a Chiavari, conosce la nostra città e da oggi avrà un motivo in più per venire a Chiavari. Testimonianza appunto anche della vicinanza tra il territorio Casale Piemontese e la Liguria. Il sindaco di Casale mi ha detto, parole che mi sono rimaste impresse: caro sindaco di Chiavari, il Santo Padre e la Chiesa di Casale ti fanno un grande regalo. Persona migliore non potevi avere come vescovo della tua città. Questo testimonia l'affetto della sua gente verso di lei. Io, vescovo, e i miei colleghi ci affidiamo a lei affinché crei occasione di incontro e confronto come abbiamo avuto in questi anni nel tradizionale incontro degli auguri di Natale con Monsignor Tanasini. Eccellenza illustrissima, consideri paternamente noi tutti, uomini e donne di questa meravigliosa terra, come un pezzo importante della sua nuova famiglia. Questa sua nuova famiglia, la Diocesi di Chiavari, che negli ultimi 17 anni ha dato, sotto la guida del Vescovo Emerito Monsignor Tanasini, alla comunità cattolica due vescovi e ben 22 sacerdoti, numeri importanti per una diocesi piccola come la nostra. Con gioia le apriamo i nostri cuori, speranzosi e fiduciosi che la grande tradizione di amore e rispetto tra la gente di Chiavari e il suo vescovo abbia a rinnovarsi e non avere mai fine. Ancora benvenuto, Padre Illustrissimo.